già stasera è uscita a cena. In fondo adesso il mondo è la sua casa. Madeleine, tu pensa che strana la sorte. Nicola Campogrande, De Bello Gallico, raccontare i meccanismi del potere come se fosse un'opera buffa. Questa è proprio l'idea, una delle forze che l'opera ha ancora è quella di sedurre la nostra sensibilità, di lavorare attraverso la bellezza, in questo caso di lavorare attraverso l'ironia e il sorriso per farci passare un bel momento, ma anche per farci entrare in testa qualche idea che forse non arriverebbe. Allora una riflessione importante, una riflessione forse persino profonda come questa sul potere, sulla seduzione delle masse, sulla nascita di un'idea di dittatura, secondo noi passa in maniera più rapida ed efficace proprio attraverso il sorriso. E questo vale anche per la scrittura dell'opera. Il De Bello Gallico è innanzitutto questo libretto folgorante di Piero Bodrato che, partendo dai commentari scritti da Giulio Cesare, è riuscito a trasformarli in un testo che è molto efficace dal punto di vista drammaturgico, pieno di rimandi al presente che non sono semplicemente ammiccamenti, ma sono un sottolineare la forza delle azioni di Cesare, un trovare una chiave per raccontarle oggi sempre con il sorriso, l'ironia, trasformando in qualche cosa di buffo anche alcune azioni estremamente cruenti e finendo alla fine con il sottolinearne la brutalità. Giacomo Medici, Cesare ha un vagone di debiti e ambizione. Ma sono più i debiti o è più l'ambizione? Sono entrambe le cose che appunto vanno a caratterizzarlo come un personaggio pieno di, potremmo dire, quasi ossimorico, di contraddizioni e pieno di sfaccettature da tutti i punti di vista. È questo che lo ha reso uno dei personaggi più importanti della storia. Alla stessa maniera, sia musicalmente che nel libretto, ci confrontiamo appunto con un personaggio con tante sfaccettature, il che rende il nostro compito di interpreti bello ma anche complicato. È molto delicato, però la resa è bella perché è molto intrigante appunto immergersi in un personaggio che ha fatto la storia con tutte le sue contraddizioni. Un personaggio che racconta i meccanismi del potere, la nascita di un dittatore. Esatto, esattamente, sì, anche solo l'analisi storica sarebbe interessante, diciamo, vedere quest'opera anche solo per ricordare un po' quello che c'era stato insegnato al liceo o quello che poi in qualche maniera con cui ci confrontiamo ogni giorno quando si parla dell'impero romano e in particolare della figura di Cesare. Quindi sì, diciamo, la dittatura è parte del suo percorso, quella che poi lo ha portato anche alla morte in qualche maniera. A tratti arrogante, a tratti piacione, un autentico romano. Esattamente, infatti il compositore ha anche giocato con la musica, c'è una sua aria che sembra quasi una canzone romana, insomma, non per caso. Per cui sì, un romano a tutti gli effetti.